Bentornati, ben ritrovati. Adesso si va in Friuli Venezia Giulia all'interno di una splendida dimora, una dimora storica, è il castello di Spessa. Tiziano Crudeli ha intervistato proprio il titolare di questo castello, che è il dottor Loretto Pali. Vediamo il servizio. Anni fa abbiamo acquistato un vigneto qui, anche perché in Friuli parlare di vino significa molto, anzi è quasi un dovere parlare di vino. Quindi 30 anni fa ho acquistato un vigneto e abbiamo cominciato a produrre un po' di vino. Dopodiché piano piano mi sono appassionato, abbiamo acquistato questa azienda del Castello di Spessa 20 anni fa e quindi abbiamo continuato su questa strada e oggi mi ritrovo a parlare di vino dalla mattina a sera. E l'attività primaria? Bah, oddio, l'attività primaria ovviamente curiamo anche quella. Ovviamente rimane sempre l'attività di famiglia, però quella del vino adesso è diventata, non dico primaria, ma sicuramente importantissima, anche perché qui si trova delle soddisfazioni inimmaginabili. Del tipo? Del tipo di rapporto, di amicizia, di tante cose. Posso dire che sei il leader del settore o uno dei leader del settore qua? Ma la parola leader non mi piace, diciamo che... O non sei troppo modesto, dai, no, su, no, lasciati andare, su! Non è questione di modestia, ma diciamo che stiamo lavorando bene e abbiamo delle soddisfazioni dal mercato. Ecco, parliamo un po' del mercato. Non c'è una situazione di crisi generalizzata anche in questo mercato? Ma direi che il vino ha due crisi. La crisi ovviamente che investe tutti i settori oggi parliamo di crisi dalla mattina a sera. E poi abbiamo anche ovviamente una crisi specifica del settore del vino, secondo me, perché poi oltre che la crisi mondiale, la crisi globale di cui stiamo vivendo ogni giorno questa realtà, e il vino ha anche la crisi proprio del consumo, poi ci sono anche state delle leggi che penalizzano un po' il consumo del vino, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo fa sì che il vino ne soffra. Quindi vuol dire che viene consumato meno rispetto a una volta? Viene consumato meno, poi ovviamente anche si produce di più. La globalizzazione ha portato dei prodotti di altri mercati sul mercato italiano e ha anche diciamo ridotto le esportazioni italiane sui mercati esteri. In Italia e all'estero, il vostro marchio? In Italia siamo conosciuti, lavoriamo bene. All'estero stiamo cominciando anche ad avere delle soddisfazioni anche all'estero, ma in misura minore. Allora, noi stiamo salendo dalla cantina di invecchiamento. Sì. Sì, la cantina di invecchiamento, no, dove noi invecchiamo i vini rossi, è una cantina a 15 metri di profondità. Ed era un vecchio bunker costruito dall'esercito italiano a cavallo delle due guerre. E quindi è stato costruito nel 1929-30, in quegli anni, appunto, dall'esercito italiano a difesa della soglia di Gorizia. Noi abbiamo trasformato questo bunker, vecchio bunker, lo abbiamo collegato con questo tunnel dove noi adesso stiamo salendo, l'abbiamo collegato e quindi abbiamo usufruito di un vecchio tunnel per una cantina di invecchiamento. Ecco, spiegami invecchiamento, quanto stanno? I nostri vini stanno 2 anni in barrique di rovere e a invecchiare, a riposare, dopodiché vengono messi, parliamo di vini rossi, dopodiché vengono imbottigliati e fanno altri 2 anni di bottiglia prima di essere messi sul mercato. Quindi dopo 4 anni vengono immessi sul mercato. Esatto. E i vini bianchi? I vini bianchi invece hanno un processo diverso, vengono venduti, diciamo, messi sul mercato l'anno dopo un anno circa,
anche se anche i vini bianchi ovviamente sono vini, i nostri vini hanno una vita lunghissima, ma il mercato consuma i vini bianchi più giovani dei vini rossi. Dovendo scegliere, perché ogni piatto ha un suo vino, ma dovendo scegliere meglio il bianco o meglio il rosso? Domanda da 100 milioni di euro. Ma dipende dai piatti, i piatti della tradizione qui locale, che sono piatti di cacciagione, vanno decisamente coi rossi, i piatti di pesce o altri piatti più leggeri sicuramente vanno abbinati ai vini bianchi, che danno il massimo di se stessi proprio in abbinamento con questi cibi. Quali sono i vostri vini più pregiati in assoluto? Ma non esistono vini pregiati, noi ovviamente qui siamo nel Collio, il Collio produce l'80% di vini bianchi e un 20% di rossi. I bianchi, qui abbiamo i nostri vini autoctoni che sono la Ribolla Gialla e il famoso Tokaj, che adesso si chiama Friulano, ma per noi rimane sempre il Tokaj, e poi abbiamo sempre i Pinot, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon. Questi sono i vini bianchi che vanno per la maggiore in questo territorio. Gli italiani o gli stranieri o i francesi? Noi siamo molto orgogliosi dei prodotti che produciamo e penso che siamo orgogliosi a ragione, perché i nostri bianchi, lo dico senza partigianeria, sono tra i migliori al mondo. Parliamo della località, il Castello di Spesse, il Golf Club, sì. Immagini stupende, un'oasi. Sì, sì. Beh, questo diciamo è stata un'intuizione di circa 20 anni fa, e quando abbiamo pensato di abbinare al vino anche il turismo. Era un po' un sogno 20 anni fa fare turismo in queste zone, ma noi ci abbiamo creduto, anzi diciamo siamo stati anche criticati un po' perché fare turismo qui sembrava un'assurdità. Questa zona non era turistica, non è mai stata, è una zona di campagna tagliata fuori dai centri di comunicazione, perché dobbiamo anche pensare che 20 anni fa qui ovviamente i confini esistevano ancora ed era, io la chiamavo questa un'economia di caserma, perché c'erano solo caserme, solo militari, ed era, quindi non c'era turismo. Il turismo in Friuli in quei tempi si limitava sulla costa. Il Castello di Spesse ha una sua storia, una splendida storia. Sì, diciamo come tutti i castelli che si rispettano, hanno una storia. Ma la vostra forse più di altri, adesso non è piaggeria, non sia ben chiaro. Beh, diciamo che la storia di questo castello ovviamente si affonda nei secoli, si parla qui, abbiamo trovato nelle vicinanze qui dei siti romani, pezzi di archeologia ancora dell'impero romano, poi si perdono un po' le tracce del castello, poi le si ritrovano nel 1200 e i primi documenti ufficiali che risalgono al 1400-1500, di cui già si parla di uva bianca, di ottima uva bianca. Poi negli anni arrivano vari personaggi, basta citare Giacomo Casanova che arriva da fine 1700, poi arriva Da Ponte che era il librettista di Mozart, e poi via via altri personaggi, e quindi questo castello ha una storia ovviamente. Cosa possiamo dire del futuro prossimo? Quali sono i traguardi che ti poni, al di là dell'attività imprenditoriale? Ma io non ho la sfera di cristallo, ho solo una pallina da golf fra le mie mani. Anche perché qui c'è un golf club molto bello, molto funzionale. Sì, stiamo creando anche, diciamo, anche questa opportunità. È un golf che ha il nostro campo da golf, ha 18 buche, ha 5 anni di vita, quindi è un campo giovane, che sta maturando velocemente. E anche questo, diciamo, è un segno di ciò che noi vogliamo offrire all'ospite che viene qui da noi. È
Grazie al dottor Loretto Pali per averci fatto entrare nel suo bellissimo castello e ovviamente anche a Tiziano Crudeli per averci dato appunto la possibilità di entrare, di fare un bellissimo giro in quello che è il Friuli Venezia Giulia. Bene signore, adesso noi andiamo in pubblicità, voi rimanete lì perché torniamo fra pochissimo.